Quindi siamo di nuovo qua, Annetta e Figlietta. San Valentino è alle porte e noi abbiamo deciso di preparare una torta per tutti gli innamorati. Andiamo a vedere come si prepara. Andiamo! Per prima cosa dobbiamo preparare il pan di Spagna. Per farlo ci serviranno 100 g di farina tipo 00, 30 g di fecola di patate, 100 g di zucchero, 3 uova intere, 4 g di lievito per dolci e 10 g di miele. Per farcire il nostro pan di Spagna faremo una crema pasticcera e per fare la crema pasticcera avremo bisogno di 250 g di latte, 90 g di zucchero, 20 g di farina tipo 00 e 2 tuorli. Per inzuppare il nostro pan di Spagna invece ci servirà la bagna. La bagna come viene fatta? Con 150 g di acqua, 20 g di zucchero e limoncello a volontà. Poi dopo vi faremo vedere come prepararla. Per ricoprire il pan di Spagna avremo bisogno di cioccolato al latte o fondente, quello che preferite. E per diluirlo, per renderlo un po' più morbido, avremo bisogno del latte. Questo viene sciolto a bagnomaria, ma dopo vi faremo vedere. Come prima cosa separiamo il tuorlo dall'albume. Versiamo nei tuorli lo zucchero e frulliamo fino a farlo diventare una bella cremina spumosa. Ora aggiungiamo i 10 g di miele. Montiamo a neve ferma gli albumi. Ora versiamola lentamente dentro alle nostre uova. Adesso mischiamo le due creme con il movimento dall'alto verso il basso. Ora uniamo la farina, però prima mescoliamo la farina tipo 00 con la fecola tra di loro. E aggiungiamo anche i 4 g di lievito. E versiamo piano piano dentro al nostro impasto. Sempre con lo stesso movimento lo facciamo amalgamare bene. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Adesso imburriamo e infariniamo la nostra teglia per non far appiccicare l'impasto. Versiamo l'impasto all'interno della teglia.
Inforniamo il nostro impasto a 180 gradi per 15 minuti. Nel frattempo che il pan di Spagna cuoce, noi facciamo riscaldare prima il latte. Dividiamo i tuorli dagli agrumi. Aggiungiamo i 90 g di zucchero. Aggiungiamo i 20 g di farina e continuiamo a frullare. Ora aggiungiamo il latte caldo. Portiamo sul fuoco a fuoco lento e lasciamo cuocere per 3 minuti circa dal momento che inizia a bollire. Passato circa un quarto d'ora, sforniamo. Ora prepariamo la bagna. Versiamo i 150 g di acqua in un pentolino e i suoi 20 g di zucchero. Li portiamo sul fuoco e li facciamo bollire. Dal momento che inizia a bollire l'acqua e lo zucchero, aggiungiamo il limoncello. Adesso che l'acqua con lo zucchero stanno bollendo, versiamo il limoncello. Quando il nostro pan di Spagna si sarà raffreddato, lo versiamo su un pezzo di carta da forno. Disegniamo su un foglio di carta un cuore. Come vedete, noi l'abbiamo fatto a forma di cuore, adesso lo facciamo una tortina per San Valentino. La appoggiamo sul nostro pan di Spagna e con un coltello liscio tagliamo la forma. Adesso con un coltello seghettato tagliamo a metà il pan di Spagna. Adesso inzuppiamo il pan di Spagna con la bagna, quella con acqua, zucchero e limoncello. Non bagnatela troppo perché sennò diventa troppo molle. Ora facciamo la torta con la crema che abbiamo appena fatto.
Ora adagiamoci sopra l'altro pezzo di pan di spagna che abbiamo tagliato. Chiudiamo. Inzuppiamo anche questo con la nostra bagnetta. Facciamo sciogliere la cioccolata a bagnomaria con una goccia di latte. Ecco la consistenza che deve avere il cioccolato per essere versato poi sulla torta. Questa è la consistenza ideale. Ora spostiamo il nostro cuore sopra una griglia leggermente rialzata. In questa maniera. Mettete sotto la carta da forno perché sennò sporchiamo il tavolo. E almeno possiamo recuperare anche la cioccolata che non verrà assorbita dalla torta. E ora versiamoci sopra il nostro cioccolato fuso. Adesso, piano piano, trasferite la torta su un vassoio. Anche questo video è finito. Se vi è piaciuto, lasciateci un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se avete delle domande o proposte per prossimi video, scriveteci qua sotto nei commenti. Ciao e al prossimo video. Ciao! Buon San Valentino e buon dolce. Che non mangiamo? Mangiami innamorati.